siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Propellaro 1919, valevole per il campionato di prima categoria girone di Calabria. Dirige il signor Giuseppe Florio. Le formazioni ve le legge Ivano Verducci, che è con me. Sì, di nuovo buonasera a tutti. Allora, Propellaro con Leonardi, Mallimaci, Dieni, Mallamo, Colo, Polito, Iannone, Badeggi, Diachite, Cangeri, Praticò. In panchina De Stefano, Gogliozze, Bossi, Ripepi, Scilipoti, Attinà e Chilà. Allenatore Paolo Greco. Il Borgo è con Falcone, Mangiola, Martino, Ielo, Sgro, Martino Annunziato, Nucera, Obinna, Iamonte, Idrissu e Manganaro. L'arbitro è, come abbiamo detto, Florio della sezione di Locri. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, in cui ha dominato il lungo e il largo in ogni zona del campo la Propellaro. Non so se sei d'accordo su questa mia disamina. Sì, la Propellaro ha dominato il primo tempo, 4 le ghiotte occasioni da rete più altre che si potevano creare, è stato solo grazie all'uomo ragno Falcone, che si merita un 10 fino ad ora per i suoi interventi, ha salvato la porta in almeno 4 occasioni. Ora attenzione, se ne salva anche un'altra, perché il retropassaggio, Falcone era uscito comunque in tempo, riesce ad impattare assieme all'attaccante Pratico il pallone e salva ancora la porta al primo minuto del secondo tempo. Un ottimo Falcone, per il resto il Borgo non ha fatto granché, ripeto, come ho detto anche alla fine del primo tempo. Quindi l'unica nota positiva è che comunque il Borgo, nonostante non abbia giocato, si può dire tra virgolette, nonostante non abbia giocato, è ancora in partita, e quindi è lo 0-0. Come dire che il tema della partita sia quello del primo tempo, e cioè Borgo Grecanico che si difende con i denti e con le unghie, e Propellaro 1919 che attacca con tutti gli organici, difensori, centrocampisti e attaccanti. Ha costruito almeno 5 palle gol nel primo tempo, e i padroni di casa invece nemmeno una. Sì, ancora la Propellaro in questo secondo tempo comincia sprombattute in attacco, invocano il rigore i giocatori della Propellaro, si ferma il tutto su questo calcio di punizione battuto, è rimasto a terra mentre l'arbitro ha lasciato proseguire, è rimasto a terra l'attaccante della Propellaro, nulla di nuovo, ma si è fatto male, è rimasto a terra e si chiede l'intervento della panchina. L'arbitro, che era ben piazzato a non più di 4 passi dall'azione incriminata. L'azione era confusionaria, non siamo riusciti comunque a capire che cosa è successo, era veramente tutto l'organico della Propellaro in avanti a cercare di sfruttare l'opportunità del calcio di punizione che Cangeri riesce a piazzare sempre in maniera importante. Poi mi pare che sia Iannone è rimasto a terra, hanno invocato il rigore ma l'arbitro non lo ha concesso, sarà stato in buona posizione? Non lo so. Un po' di putiferio per creare confusione nella retroguardia locale, che però è riuscita a mantenere la testa sulle spalle, la testa fredda, e il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0. Sì, era comunque Mallimaci che era andato, si era portato in avanti, quindi anche il difensore che va a colpire di testa, che va diciamo all'opportunità di sfruttare il calcio di punizione, questo è un segnale che la Propellaro proprio non vuole vincere l'incontro, è venuto a Melito con questa intenzione, il Borgo invece si sta difendendo stranamente.
oppure cerca di giocare di contropiede, ma ancora non ne ha fatto uno, se non che una sola opportunità per Obinna, che ha tirato da fuori ma in maniera sbilenca, e quindi nulla di che. In effetti, ecco, vedi, Diamonte tocca in avanti, non c'è proprio nessuno già nella tre quarti, quindi è un segnale negativo questo. Palla lunga per Praticò, è in difficoltà, arriva a tirare ugualmente la palla sibila da tre, sembrava un'azione innocua, invece ha creato una grandissima occasione da gol Praticò, ricordiamo, il capocannoniere della Propeller. D'altra parte, per far paura alla capolista ravagnese che se ne sta andando, la Propeller deve per forza vincere questa partita. Eh sì, posto che il Borgo Crecanico comunque sia una matricola più o meno di lusso, più o meno terribile, ma comunque una matricola. Sì, si trova comunque in seconda posizione, ad un punto soltanto, la Propeller è soltanto ad un punto dal Borgo, ma il Borgo non è che diciamo si trova in questa posizione così, perché sta affrontando davvero bene questo campionato. La Propellaro non può perdere di vista il calcio ravagnese, una delle squadre fatte in estate per tentare il salto, e quindi oggi sta facendo vedere, per ora è superiore al Borgo Crecanico. Vediamo naturalmente come il calcio è bello, proprio perché poi alla fin fine, se non la metti dentro, rischi poi di poter perdere l'incontro. Fino ad ora comunque il Borgo non si è fatto vedere dalle parti dell'espertissimo Leonardi. Palla ora che va a finire addirittura nel torrente di sotto di questo stadio Saverio Spinella. Intanto che viene recuperato il pallone, un'importante nota di merito positiva è quella degli ultras del Borgo, che continuano a dare spettacolo dall'altra parte rispetto alla nostra postazione, con i colori giallo-blu, con il loro tamburo, con i fumogeni, davvero un bel gruppo che non si trova nemmeno nei campi di Serie D. Siamo giunti al sesto, 6 minuti e 30, ed ora qua è un brutto intervento non voluto, naturalmente involontario, da parte di Idrissu. Si fa male Colo. Idrissu cercava di prendere il pallone, l'entrata è stata un po' sconclusionata e a terra si è fatto forse davvero male, sembra... mi pare sia Colo a terra. Idrissu non ha assolutamente cercato il contatto. Idrissu è stato un normale intervento di gioco, ecco, sconclusionato forse, però ha avuto la peggio Colo, è rimasto a terra. Vediamo che ha molto dolore, si sentono le grida del giocatore anche da quassù. Si tiene addirittura nello stinco, nella parte superiore del collo piede. Speriamo che abbia indossato i parastinchi, come suggeriscono sempre gli allenatori e come è per regolamento. Non lo so, penso di sì, credo che sia li abbia indossati, ma la cosa è che si sta davvero disperando. Non vorrei che sia successo qualcosa di grave, sono tutti lì a guardare. Con i parastinchi la frattura è scontata o no? No, direi che al 99% la frattura è evitata, scongiurata. Dovrebbe essere così, certo, dovrebbe essere così, ma può avere, diciamo, magari anche giocando il parastinco magari può anche andare di lato, oppure in quel momento non lo so. Il discorso è che comunque lui rimane a terra, ormai sono entrati anche a cercare di dare conforto, ecco, anche la panchina del Borgo. Mi sa che l'infortunio è importante. Sa che l'infortunio è grave.
sono tutti attorno, non riesco a capire se è Colo. Sì, sono tutti un po' lì, Mallimaci, Dieni, Malla, Colo, Polito, Iannone, Bagge, Iachitè, Cangeri e Pratico, praticamente tutta la squadra intorno al giocatore. C'è l'allenatore, c'è il massaggiatore, c'è l'allenatore del Borgo, c'è il vice Napoli, l'arbitro sta sincerandosi dell'entità dell'infortunio. In questo momento c'è grande lavoro per i massaggiatori e, come si diceva prima, si spera che il giocatore abbia indossato correttamente i parastinchi, perché in questo caso il dolore passerà. E sarà scongiurata anche la eventuale frattura, perché il danno c'è, ma in questo caso sarebbe circoscritto, diciamo così, tra virgolette. Facciamo gli scongiuri, il giocatore se la caverebbe con qualche dolore. Purtroppo non siamo lì nemmeno per capire, forse non lo riesce a capire nessuno. Idrissu è molto dispiaciuto, non è stata naturalmente una cosa volontaria la sua, un normale intervento di gioco. E possiamo soltanto andare avanti, magari commentando la classifica, possiamo dire la classifica di questa fino ad oggi alla 12ª giornata, quindi escluso oggi. Avevamo il Calcio Ravagnese primo con 28 punti, ha fatto ben 9 vittorie, un solo pareggio e 2 sconfitte. Poi abbiamo il Borgo a 22, a 21 punti la Propellaro e poi a 20 punti abbiamo ben 4 squadre e sono la Fortitudo, Rosarno, Deliese e San Roberto. A 18 la Bovese, a 17 il San Giorgio e a 16 Bianco, San Michel, Scillese. E poi nelle zone basse troviamo anche Palizzi con 10, Ludos con 8, San Gaetano con 6 e il Real con 4 punti. Mentre per quanto riguarda invece le partite di oggi, la 13ª giornata, giocano proprio sabato, quindi oggi Bianco Rosarno, Saint Michel Bovese, San Roberto contro Fortitudo e naturalmente Borgo Grecanico Propellaro. Domani la capolista ravagnese giocherà in casa contro il San Gaetano, una delle ultime in classifica, poi Deliese Scillese, Ludos San Giorgio e Real contro Palizzi, l'ultima contro una delle ultime. Stiamo guardando per vedere se ci sia un'ambulanza o che cosa, perché la Lega comunque dovrebbe vigilare anche su questo, no? Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Dovrebbe esserci anche questo, ma a questo punto possiamo anche intervenire sotto l'aspetto politico delle situazioni. Il problema dell'ospedale di Melito, ad esempio, lo vogliamo tirare in causa? Facciamolo dicendo che mancano le ambulanze del 118, quindi questo è un problema grave per una cittadina che un tempo era lo splendore della fascia ionica. La cosa strana è che nessuno riesca a prendere nessuna decisione, il giocatore è a terra da 5 minuti, si guardano tutti negli occhi come aspettando la manna dal cielo, ma qualche cosa si dovrà pur fare. E a questo punto non si sa se si può intervenire, diciamo, a prenderlo in braccio, perché anche se il problema può essere aggravato se viene mosso, perché il calciatore purtroppo grida. Almeno speriamo che abbiano chiamato il 118.
Speriamo che sia successo questo, chissà quanto tempo ci vuole affinché arrivi. Questa è una cosa che deve essere, diciamo, posta in rilievo a livello regionale almeno, cioè delle partite così importanti. Poi io dico che bisogna che ci sia un'ambulanza in tutte le partite, ma anche che non, se non è possibile questo, almeno averla all'ospedale, visto che siamo a Melito Porto Salvo, a 500 metri c'è uno dei migliori ospedali, un tempo era uno dei migliori ospedali, ora non so se c'è la possibilità. Intanto possiamo anche dire che Idrisso è molto dispiaciuto per quello che è successo. Non si può forse nemmeno toccare il calciatore che è rimasto a terra, perché non si dovrebbe magari... Nessuno si assume la responsabilità, visto i fatti di cronaca degli ultimi tempi. Bisogna essere un attimino prudente. D'altra parte si è tra l'incudine e il martello, tra Scilla e Cariddi, perché non si sa che decisione prendere. In ogni caso il giocatore continua a lamentarsi, anche se lo fa in maniera un po' meno traumatica, ma... Portiamo la discussione sul discorso se queste cose magari succedevano anche in delle zone in cui non vi è un ospedale vicino. Io questo lo potrei capire un po' di più, ma essendoci qui l'ospedale proprio a pochi metri, a poche centinaia di metri, non riesco a capire il motivo per il quale non è disponibile, ecco, un'autoambulanza per poter dare le cure che merita il ragazzo. No? Poi i calciatori non è che ci sarà sicuramente anche qualcuno che ha conoscenze in materia medica, ma bisogna che intervenga la macchina sanitaria, ecco. Ripeto, se fosse successo in delle zone in cui l'intervento era ancora più difficile, e ne sono delle zone di montagna dove ancora si fa del calcio proprio perché per poter aggregare, è una cosa da discutere, è una discussione che si deve aprire, un dibattito che si deve fare. Sono passati quasi 7 minuti dal momento dell'incidente e ancora il giocatore è sempre dolorante a terra, anche se non si lamenta più, o quantomeno si lamenta in maniera sopportabile, tra virgolette. Bisogna capire il dolore del giocatore, però non interviene nessuno, né un medico, né un sanitario, né una Croce Rossa, un'ambulanza, né il 118, e niente di niente. E francamente sono queste gatte da pelare che la Lega dovrebbe un po' controllare meglio, perché non è possibile che un giocatore infortunato rimanga 7-8 minuti, forse 10, e siamo in una cittadina, Melito Porto Salvo, il più grosso centro fra Reggio Calabria e Locri, su cui insiste un ospedale, il Tiberio Evoli, sono tutti lì, collaboratore dell'arbitro, il direttore di gara, gli allenatori, i capitani, tutti i giocatori, intorno all'atleta rimasto infortunato. E purtroppo ammesso e non concesso che abbiano chiamato il 118, non si sa se arriverà e quando, perché
si è impegnato in altri interventi, in altre chiamate, sicuramente ritarderà. Intanto nessuno si assume la responsabilità di spostare il giocatore dal terreno di gioco, che potrebbe incorrere in qualche grana, qualche noia anche di tipo penale, tipo giudiziario, e quindi nessuno osa, tra virgolette, spostare di un millimetro il giocatore rimasto infortunato, che continua a lamentarsi, continua a gridare. I compagni non sanno che santo pregare, che pesci pigliare, cercano di rincuorarlo come possono. Gli addetti ai lavori si guardano tutti negli occhi, come per dire: ma che dobbiamo fare? È una situazione kafkiana, una situazione che ha dell'incredibile. E beh, ritorniamo sempre al solito discorso: le ambulanze non ci sono, sono poche, e non è che possono naturalmente fare il lavoro che dovrebbero fare tre ambulanze, lo può fare una soltanto. Questo è un problema politico che bisognerebbe risolvere in maniera politica. Sentiamo uno sferragliare. Siamo giunti al 20°, quindi sono passati più di 10 minuti dal momento dell'incidente, e finalmente pare che possa fare il suo ingresso l'ambulanza. Il condizionale è d'obbligo. Sì, in effetti è un po' così. Salvatore. Non riescono ad aprire il cancello. Cos'è successo? No, è aperto il cancello, è stato ora, mi pare si attende soltanto qualche attimo per l'ingresso dell'ambulanza. Vediamo un attimo ancora quanto deve passare per questo. Purtroppo la situazione è davvero incredibile. Siamo già al 22°, sono passati già 22 minuti da quando è iniziato il secondo tempo. Questo infortunio è davvero incredibile, sembra non arrivare l'ambulanza. Il ragazzo ha bisogno di essere immobilizzato da dei sanitari esperti, altrimenti i danni potrebbero essere di gran lunga maggiori. Stanno tentando di compattare la ferita, vediamo un po' se è una ferita, non si riesce a capire se è stato sopra il collo piede, quindi nella parte dello stinco. No, non si riesce a vedere per il nucleo di persone attorno al ragazzo. Certo, se è la caviglia, il parastinchi non arriva lì. No, non credo che sia la caviglia, anche perché lui era diciamo di fronte a Idrissu. Certo, Idrissu guardava l'arrivo del pallone,
non è... il suo intervento non è stato volontario, non è dalla parte di dietro del piede ma è dalla parte davanti, è qualcosa davanti del piede, sopra, sotto il ginocchio, sicuramente vicino al collo piede. Naturalmente ora con l'ora solare bisognerebbe anche accendere poi le luci, perché con tutto questo tempo che si è perso l'importante è che comunque sia messo in sicurezza sanitaria il giovane giocatore della Pro Pellaro. Mi pare che sia Colo. No, non siamo riusciti a prendere il numero perché c'è una grande confusione, la partita è ferma da un quarto d'ora, la cosa più strana è che non ci siano sanitari in campo, nemmeno un'ambulanza in zona. La Lega secondo me dovrebbe vigilare su queste cose, non è possibile che un giocatore rimanga un quarto d'ora. Sì, ancora non è entrato nessuno per intervenire sul giovane Colo che è rimasto a terra, mi pare sia proprio lui. Sono già passati quasi 26 minuti dall'inizio del secondo tempo, possiamo ben dire che cerchiamo di avere una situazione un po' particolare, quindi ci dispiace tantissimo per il giovane che è a terra. Noi dobbiamo provare ad andare avanti e parlare di questo incontro. La Pro Pellaro fino a questo momento ha dominato la partita, poi ora questo incidente ha messo un po' di subbuglio a tutto, gli spettatori anche sono quasi tutti, non quasi ma tutti increduli, anche dalla parte degli ultras con massimo rispetto non si nemmeno tifa. L'intervento alla gamba che ha subito Colo ha lasciato tutti con il fiato sospeso, il ragazzo purtroppo si lamenta tanto e credo che l'infortunio sia grave, se non grave abbastanza importante. Idrisso è davvero dispiaciuto, sono dovuti anche andare a confortarlo, ha avuto anche lui una crisi di pianto perché non voleva in nessun modo che andasse a finire così. Poi sportivamente parlando, diciamo atleticamente parlando, chissà come si potrà ricominciare questo incontro, perché non solo si sono fermati, quindi riprendere poi a giocare dopo uno stop, era cominciato da poco il secondo tempo, quindi questo può influire anche sull'incontro stesso. Al di là di ogni cosa è importante però che il giocatore non si sia fatto male, non debba comunque fare ricorso alle cure mediche dell'ospedale, speriamo in un'ultima analisi che l'infortunio sia meno grave. Mico, quanto siamo, Mico? Rispetto alle grida del giocatore rimasto infortunato ancora per terra, mentre non si vede nessun segno di ambulanza né di medico, soltanto qualche stecca, diciamo, volante per cercare di immobilizzare l'arto. Destro, se non vedo male. Sì, è l'arto destro, lui è comunque seduto, sorretto da
dal presidente del D'Aleo, dal presidente della Pro Pellaro e dal massaggiatore. C'è vicino a lui di Achite, il compagno di Achite, altri impegnati anche al telefono a chiamare magari i vari soccorsi, ma ripetiamo, l'ospedale è qui vicino, mancano le ambulanze, continuano a mancare le ambulanze da tanti anni, non si riesce a capire il perché un ospedale come Melito non debba avere 3 ambulanze, se non 2 almeno. Possiamo anche ora ben vedere che magari dobbiamo parlare di questo incontro giocato sotto l'aspetto del gioco. Mi pare che Ivano abbia detto tutto nel corso della nostra telecronaca. In campo fino a questo momento si è vista una sola squadra, la Pro Pellaro 1919, che però non è riuscita a fare breccia nella porta difesa da Falcone, che è stato il vero autentico protagonista, il baluardo di questo incontro. Falcone merita il 10, Falcone lo potremmo chiamare l'arbitro, fischia alla fine dell'incontro, sospende la partita, si ricomincerà, si ricontinuerà un domani con questo risultato, da questo risultato credo. Ecco, quindi stavamo dicendo che in campo si è vista solamente una squadra, la Pro Pellaro. L'arbitro ha fischiato 3 volte, quindi vuol dire che il match è bello e finito e sarà aggiornato nei prossimi giorni, dopo mezz'ora nel secondo tempo, ma si è giocato solamente 10 minuti o giù di lì. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, e cioè al regista Bruno Taverna.